Ciao a tutti, io sono in pigiama, non fateci caso perché oggi il protagonista di questo video sarà lui che sarà truccato ed è svogliato, non per il fatto di essere truccato, ma perché in realtà vorrebbe fare tutt'altro. Ma noi lo trucchiamo lo stesso e quindi partiamo. Ragazzi, non potete capire, l'ho già truccato una volta, diventa una figa da paura. Non Lo si so dice queste cose. che non si può dire, ma io lo dico lo stesso. Mi assumo le mie responsabilità. Allora, inizio con un po' Vedere. di primer, l'Angel, e lo andiamo a stendere. Ovviamente dove ho la barba non vado a truccare, poi con lui mi permetto di utilizzare le mani, che se no è una cosa super professional. No, io poi un lavoro fatto bene, Beh, dal certo. momento che mai. Come lo vorresti questo trucco? Ascoltiamo le esigenze di questo ragazzo. Come ti piacerebbe? Ma scegliete. Ah, posso? Mi dai carta bianca? Addirittura? Ok. Partiamo stendendo un fondo. Fondo bruno? Tinta su una pelle che comunque già è una bella pelle e lo vado a sfumare. Sono riuscita una volta a truccare anche mio padre. L'unico che non ho truccato è stato mio fratello, ma voglio farlo. Voglio assolutamente farlo. Chiudi bene l'occhio, andiamo anche sulla palpebra a fare una base. Devo dire che la base sta indietro, se no non si vede. L'abbiamo un po' fatta. Andiamo a metterci un po' di correttore per illuminare queste fosse Delle Marianne. delle Marianne qua sotto. Questo può in realtà poi dimostrarsi un video utile per chi ha una palpebra tipo la sua, un po' incappucciata e non l'occhio tondo come me. Guarda in alto. Adesso andiamo a fissare il make-up con semplicemente della cipria. Poi andiamo a fissare qui sotto l'occhio. Bene in alto. Bravissimo. Poi non far sempre su con le... perché vedete lui cosa fa? Fa sempre questa cosa qui e si creano da sole delle pieghette. E È io una tecnica. lo detesto se fa questa cosa. Chiudimi un po'. È la tecnica segreta. Volta aver fatto questo, iniziamo un po' di bronzing, quindi da lui seguiremo un po' quello che è il discorso barba, un po' la tempia perché lui ha una bella fronte. Quindi andiamo di qua. Anche di qua ci facciamo aiutare molto dalla barba, quindi seguiamo questo. Ora sfumiamo, dato che sia una parvenza proprio ottica, leggera, che non trovavo. Girati un po' verso di me. Su di lui.
più di tempio. Intanto mi scrivono. Mandano messaggi che noi per il momento non guarderemo. Come blush opterei per andare, avendo lui gli occhi verdi, su un qualcosa di pescato. Quindi sceglierò questo qui che si chiama Coraline di NYX e dallo 03. Quindi vado proprio. Per dargli questo sentore di salute, un po' sul nasino, ma piace sempre metterlo. Ok, l'illuminante, vado a prendere un semplicissimo illuminante, questo è bello tosto. Guardate il nasino come lo andiamo a far brillare. Ta ta ta, bellissimo. Guardate, guardate che punta di luce. Andiamo nei laterali dello zigomo. Andiamo anche qua. Archetto di Cupido. E guardate. Girati un po'. Wow. Bellissimo. A questo punto andiamo con le sopracciglia, lui come vedete ha il taglio che io ho tanto insistito e quindi lo truccherò lasciando il taglio. Andrò semplicemente a dare un po' più di colore e a rendere il taglio ancora più visibile, cosa che è una cosa molto carina. Sopracciglia, vedete, già fatta. Andiamo con l'altra, ti giro un po' verso di me. Ok, una volta fatto ciò, aspetta a chiudere, parto con il trucco degli occhi che sarà molto semplice. Chiudi l'occhio, inizio con l'illuminare l'interno proprio del suo occhietto per darci già molta luminosità. Stessa cosa la vado a fare sotto il suo sopracciglio per darci sempre molta luminosità. Allora, non sappiamo dove siamo arrivati perché il mio spazio nel telefono era morto, quindi che fai? Non posso darti. Facciamo gli occhi, dicevamo. Li vorrei fare su una tonalità di marroncino. Scusa se ti passo davanti. Quindi inizierei mettendo su tutta la palpebra un semplice color nocciola, un po' dorato. Chiudi l'occhio. Questi pennelli a ventaglio per il fallout sono la manna. Poi vado con un pennellino un po' più piccolo di precisione a prendere uno di questi due, insomma un po' più scuro, per andare a evidenziare la parte esterna.
vado, oh mio Dio, a prendere un ombretto un po' più scuro, tipo nero, e lo vado a enfatizzare nella rima esterna. Chiudi bene e tra le ciglia. Prova ad aprire un po' l'occhio. Ok, devo dire che l'effetto allungato ce l'abbiamo abbastanza. Ora farò una cosa che per Matteo sarà poco simpatica, ovvero andrò a mettere un po' di matita nera. Tu mi guardi di là, di là. No, ho detto no, però. Okay. Ora mi guardi di qua. Bravissimo. Guardami in su. Guardami su. Ma qui mi devi guardare bene su, eh. Ok. Che tortura, che patite. Abbiamo messo la matita nera. La andiamo a sfumare sotto con un paio di ombrettini. Non ti finisce niente dentro, stai sereno. E poi andiamo leggermente a scurire. Sempre l'altro ora. Sto mettendo un fastidio. A congiungere il nero da sopra sotto, solo nella parte esterna. Così, guardate la bellezza di quest'occhio, così è bellissimo. Il trucco è praticamente terminato, vado giusto Non l'avevo mica fatto così. Ma non è che te lo devo fare sempre uguale. No, allora non l'avevo mica visto. Vabbè, chi se ne frega. Non mi piace. Oggi ero ispirata così. L'altra volta ti avevo fatto tu con tutto un eyeliner, questo un pochino più glam, un po' più rivisitato. Adesso mi guardi in basso. No! Mi guardi in basso. Guarda in basso. Hai le ciglia come le mie. Lui ha le ciglia come le mie. Bellissime. Mi guardi in basso. Belle, cosa intendo? Lunghe. Quindi si possono lavorare bene e non c'è bisogno di applicare ciglia finte. Mamma mia. Mamma mia. Non ho parole. Guardami in alto. Ok, allora qui possiamo avere questa opzione, dove secondo me starebbe tantissimo bene anche un nude, perché starebbe molto molto bene. Con il rosso abbiamo una marcia in più, però io starei più su un nude, dai, cambio idea perché l'ho già visto in rosso, quindi faccio una cosa nude. Fermo. Si tratta di un profumo buonissimo, vero? Che cosa so secondo te? Scrivete chi è stato il migliore. Un po' di Fix Plus, chiudi gli occhi. No, tanto mi devo. Chiudi gli occhi. E ora guardate la bellezza. Adesso vi faccio un primo piano su Matteo. Guardate che bel trucco. Vi consiglio di replicarlo perché è davvero molto bello. Vi faccio le riprese ravvicinate.
Apri gli occhi. Hai degli occhi meravigliosi. Sei proprio bello. Adesso è bagnato perché l'ho appena... Guardami dritto, chiudi gli occhi. Vedete, un trucco semplice. Le labbra te le ho fatte un po' storte, ma perché te non hai collaborato. Dritto davanti a te. Bello. Detto questo, noi due andiamo sotto la doccia. Ha il trucco più bello del mio, cioè ci rendiamo conto. Considerate che io ce l'ho da stamattina. Comunque, andiamo sotto la doccia, facciamo la doccia e niente, vi mandiamo un grosso bacio e fatemi sapere che cosa ne pensate. E buttate quei like per piacere, per me almeno, non per lei. È stata cattiva. Ma tu che cosa ne pensi di questo trucco? Ti piace? Ti piaci? Quasi. Meno guance sembra. E gli occhi? Così così. Ti è andata bene con il rossetto, dai. Va bene, dai. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Ciao.